Una nuova stagione di mobilitazioni per chiedere alle istituzioni il superamento delle criticità che affliggono il sistema sanitario regionale, partendo dal confronto con i pazienti, con i lavoratori e con i loro rappresentanti. La lanciano i sindacati CGL, CISL e UIL in occasione dei 40 anni dell'approvazione della legge 833, che nel 1978 istituiva in Italia il Servizio Sanitario Nazionale. Salute e bene comune, il titolo dell'iniziativa con l'ex ministro della Sanità, Rosi Bindi, che si è svolta in mattinata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, prima di una manifestazione davanti agli ospedali riuniti di Ancona. A fronte del virtuosismo economico del sistema sanitario delle Marche, che nel 2016 ha chiuso con un attivo di 64 milioni di euro, i sindacati ritengono assurdo l'obiettivo di un'ulteriore riduzione della spesa del personale, che porterebbe a esternalizzazione dei servizi, quando ancora rimane molto da fare in tema di prevenzione, di integrazione dei servizi sociosanitari e di attivazione delle case della salute su tutto il territorio. Inoltre, denunciano i sindacati, permangono macroscopici problemi per i cittadini e per i lavoratori. Innanzitutto il primo ostacolo che incontrano i cittadini marchigiani è quello delle liste d'attesa molto lunghe, che rappresentano il principale ostacolo, perché possono esserci servizi migliori, ma se io non riesco ad accedervi perché devo aspettare, a quel punto è chiaro che rinuncio e ricorro al privato. Abbiamo un numero crescente di marchigiani che rinuncia a curarsi per ragioni economiche. Questi anni sono state fatte assunzioni, anche se in gran parte si tratta di assunzioni a termine, adesso dovrà essere avviato un percorso di stabilizzazione, però il personale è oggettivamente sotto pressione. Pensiamo solamente alle tensioni e alle pressioni che vivono nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza.